Ah, eccoci. Allora Serena, ciao. È pronta la torta per stasera? Quale torta, scusa? Quale torta? Hai visto cosa ti ho detto? Quella bruciata, quella che stai nascondendo. Questa? Sì, ma tu guarda che assistente mi ritrovo, dico, io non la posso lasciare solo un minuto, altrimenti mi dà fuoco a tutta la cucina. Che esagerato! Dai, è solo leggermente bruciacchiata. E ora che cosa portiamo alla festa? Non abbiamo più così tanto tempo. Dai, levatevi. Oh, per fortuna che cucino sempre qualche cosa in più, sapete, in questa stagione ho un appetito che... Perché c'è qualche stagione in cui sei inappetente? Taci, piuttosto ammira, guarda qui, torta salata con broccoli e pinoli. Ma che delizia! Certo che se sapessi cucinare come te... Beh, allora dai, mi penso sia il momento di fare il punto della situazione. Allora, per avere buoni risultati in cucina è necessario usare gli ingredienti giusti. Giusti come metà prealbi. Oh, brava, metà prealbi, 50% di burro e 50% di vegetale. Un'idea prealbi con la quale puoi cucinare praticamente tutto. Gli antipasti, i sughi, i primi piatti, i secondi, i dolci bruciati. E di prealbi ti puoi fidare perché l'azienda leader in Italia è il burro. Pensa che ha un'esperienza di oltre 80 anni. Vabbè, fin qui ben detto. E se qualche incauto ti chiedesse da che parte sta il burro, da che parte sta il vegetale, tu cosa rispondi? Beh, che i due componenti sono perfettamente amalgamati. Bene, benissimo. E per scoprire nuove ricette da preparare con i prodotti prealbi, che fai? Vado sul sito burroprealbi.it. Trovo tutte le ricette che voglio. Beh, direi che la preparazione teorica è buona. Sì, la teoria è buona, è la pratica che manca. La ragazza deve farmi esercizio. Comunque la cosa più importante è che abbia imparato anche lei ad usare metà prealbi. Il piacere intero. Adesso assaggiamo quella. Mica la buttiamo via, cosa mi dici? No, no.